Non c'era alternativa. Dopo Campi Chiatelli non c'era alternativa. Non vedevo lei, oltretutto. Tutto documentato fotogramma per fotogramma, oltretutto, eh. Però l'accusa ha detto è stata una vendetta perché lei li ha inseguiti quando loro stavano già scappando. Mia moglie dove era? Mia moglie non c'era. Abbiamo documentato l'ultima volta in aula, fotogramma per fotogramma, quando io l'ho vista entrando, perché io non l'avevo vista. Cioè, poi si può dire, le poste vicino, certo, poste vicino in un frangente così. Però tutta la prova che abbiamo fatto con i due periti balistici. Esatto, esatto. Non l'hanno così tagliati. Per cui idee preconcette. Cioè, complimenti ai magistrati, però complimenti. Quindi non si può definire pentito di quello che ha fatto. Cosa è andato è andato, cosa è successo, appunto. Non si può poi recriminare successivamente. In quei momenti lì, quando c'è una rissa notevolissima, eccetera, eccetera, non si può. Cioè, destino, ognuno ha un destino, in quella va anche il destino là. Io avrò il mio, vedrò. Comunque non. Vedremo. Non ci penso proprio due persone sono morte. No, dico no, mi hanno fatto il conto alla rovescia, 5, 4, 3, 1, cioè, penso che io potevo essere morto. La pistola è giocattolo, non c'era il cartellino giocattolo, sì, era una Glock che hanno esaminato con attenzione, quindi era una Glock che poteva essere tranquillamente, vero. Che poi non era giocattolo ma sparava anche col gas, quindi una pistola che sparava veramente. Sì. Comunque sono esperienze di vita, sconcertato, deluso. Per arrivare a una sentenza così vuol dire che anche i giudici popolari erano d'accordo probabilmente. Maggioranza sarà stata quella. Farà appello, chiaramente. Certamente, certamente, vedremo. Comunque mi fa piacere una cosa, che il 95% della popolazione è con me. Poi ovviamente c'è l'altro 5% che fa lo stesso lavoro, per cui non. Ecco, ma il 95% sono tutti. Cosa direbbe a uno che vuole aprire una gioielleria adesso? È rischioso. È molto rischioso. Non mi sentirei di consigliarlo. Prima perché c'erano capitali, eccetera, eccetera. Quindi la rapinaccia nel 2015. Questa rapina qua, 9 spaccate alle vetrine, 4 spaccate a casa. Prima diceva che non si è tutelato dallo Stato, immagino ancora meno dalla giustizia. La giustizia, facciamo ridere. E il PM diceva, la legge è uguale per tutti. Non mi sembra che sia tanto uguale per tutti la legge. Vedremo. Tempo al tempo.